Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi sarà un haul. In particolare voglio spacchettare insieme a voi un pacchettino che mi ha mandato questa azienda che si chiama Belletica. Mi hanno contattato e mi hanno chiesto se mi poteva far piacere provare dei prodotti che vendono sul sito. Io gli ho risposto di sì e mi hanno mandato questo bellissimo pacchetto. Vi parlo un attimino dell'azienda. Belletica è un sito internet nato 4 anni fa in Spagna, ma che rivende anche in Italia, che vende tantissimi brand diversi, tra cui Milani, Essence, Catrice, W7, Physicians Formula, hanno anche Tony Moly, marchi coreani, insomma, hanno veramente tantissimi marchi. La cosa che mi hanno detto è che loro curano ogni singolo pacchetto con tanto amore, infatti ci mettono anche degli adesivi simpatici sopra. Ad esempio questo qui dice: "Oggi non è un giorno qualsiasi", che è carinissimo. La cosa che ci tenevano anche a dirmi è che hanno dei prezzi più bassi paragonati a tanti siti che rivendono in Italia, quindi vi consiglio di andarli a dare un'occhiata se siete interessati a tanti di questi brand che vi ho nominato, o insomma a vedere in generale che brand rivendono. Oggi apriremo insieme questo pacchetto. Calcolate che in realtà non l'ho aperto io, ma ha cercato di aprirlo Andrea, perché voleva sbirciare che cosa c'era dentro e non è poi riuscito a richiuderlo benissimo. Mi hanno scritto che cosa c'è qui dentro, però non me lo ricordo, quindi sarà una specie di spacchettamento a sorpresa. Vedremo insieme che cosa esce fuori. Allora, cercherò come al solito di non buttare nulla per terra per farvi vedere come è impacchettato bene tutto quanto. C'è del cartone a protezione di ciò che c'è all'interno. C'è anche un foglietto, vediamo che c'è scritto. Che carini, mi hanno messo un fogliettino. Siamo davvero felici di poter collaborare con te. È da tempo che ti seguiamo, ci piace moltissimo il tuo canale YouTube, ma soprattutto ci piaci tu. Una ragazza solare, semplice e estremamente dolce. Che carini che sono stati. A noi piace proprio essere così e cerchiamo di trasmettere i nostri valori, la nostra coccolosità e allegria per mezzo dei nostri pacchettini e sui nostri social. Infatti, un'altra cosa che mi sono dimenticata di dirvi è che loro sui social mi hanno detto non fanno il classico lavoro, diciamo, di vendita dei loro prodotti, ma allo stesso tempo cercano di dare anche dei consigli di bellezza, quindi non lo so, non si preoccupano soltanto di vendere la cipria, ma vi spiegano anche come utilizzarla, il che non è da sottovalutare. Torniamo nuovamente al pacchetto. C'è un adesivo qui, un bigliettino, e sopra c'è scritto: "Una passeggiatina tin 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 con il corriere tin 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 per stare con te, tin tin tin, e per coccolarti. Grazie per fidarti di noi." Che carini, ragazzi! Allora, inizio ad aprire e trovo questo qui che dovrebbe essere un campioncino, credo, vediamo. Sì, sono dei campioncini di crema, trattamento giorno e notte. Questo packaging mi ispira tantissimo, non so per quale motivo, quindi sono curiosa e li proverò. Fatemi sapere che cosa di ciò che vedete in questo video haul vi piacerebbe vedere in azione? Che cosa vorreste? Wow, ci sono un sacco di cose belle! Mi hanno inserito anche una borsa mare. Iniziamo dalla palette di W7 Delicious Natural and Berry Contour Palette. Eye Contour Palette sembra molto carina. Guardate qui, dovrebbe essere la copia. Sapete che W7 fa un po' di copie di palette più famose. Questa qui dovrebbe assomigliare alla Modern Renaissance, non so dirlo, di Anastasia Beverly Hills. Super curiosa di provarlo. Poi c'è una base per gli occhi di Essence, questa qui. Vediamo, la swatchiamo anche. È leggermente rosata, il che mi piace perché co potrebbe contrastare, diciamo, la parte più scura che ho qui intorno agli occhi. C'è anche un mascara di Essence, I Love Extreme. Questo mascara sono sempre stata curiosa di provarlo, non so per quale motivo, non l'ho mai preso. Credo allo spazzolino, coso, lo scovolino, no? Lo spazzolino, fatto in questo modo, con i dentini in silicone. Questi qui mi piacciono, quindi vediamo se potrebbe essere un buon sostituto al mio dorato mascara di NYX. All'interno c'è anche un rossetto liquido di Milani. Il colore è un bellissimo nude scuro a base marrone rosata. Sono
Molto curiosa di vedere come mi sta questo colore, anche se credo mi piacerà un sacco. Questi rossetti di Milani, io ce n'ho solo uno e secca abbastanza, però messo in combinazione con un gloss mi piace un sacco perché ha una durata pazzesca, proprio perché è così asciutto sulle labbra. Da solo non mi fa impazzire, in combinazione credo sia fantastico. Valutate voi se può essere una cosa che vi piace fare. Poi all'interno mi hanno messo una matita per sopracciglia di Catrice. Questa qui è nel colore, non so di che colore è perché non c'è scritto. Vediamo un attimino se potrebbe andar bene per me. Questa matita è leggermente, non leggermente, è abbastanza chiara per me. Sicuramente la darò a mia sorella quando la vedo, perché lei è bionda e le starà benissimo. Sono curiosa di provarla su di lei perché testo i prodotti anche sulle altre persone. Sono curiosa di provare in realtà questa matita del colore giusto, perché da una parte ha il pettinino, vedete, invece dall'altra parte ha la matita automatica. Diciamo, il packaging è molto simile a quelle di Nabla che utilizzo sempre. Sono curiosa di sapere com'è il prodotto all'interno, perché c'è scritto che è anche waterproof. Poi mi hanno messo all'interno una spazzola, dovrebbe essere. Come funziona questa spazzola? Ah, dovrebbe essere tipo quella che apri, spingi e c'è la spazzolina, ma che carina! Con lo specchietto qua. Questa magari, sapete, da portare in borsa quando andiamo al mare, può essere sempre comoda perché ha specchietto e spazzola insieme. Poi, wow ragazzi, questo non sapevo fosse uscito. È praticamente una palette di illuminanti di Essence. Adesso l'apriamo subito. Contiene 4 illuminanti, più che altro 2 potrebbero andare bene come illuminanti per me, gli altri 2 forse potrebbero andare meglio come ombretti perché per me sono un po' scuri. Vediamo un attimino. Non male Essence, non male, sembrano davvero carini. Ovviamente, come sempre, vi dico, i prodotti vanno testati, vanno applicati sugli occhi per vedere se poi realmente scrivono. Però swatchati così anche sulla mano sembrano molto carini questi qui di Essence, davvero, sono davvero curiosissima. Poi mi hanno inviato questa palettina di Catrice che si chiama California in a Box, che mi sembra fantastica. Il problema è che l'illuminante si è sfracellato nel trasporto. Questa sicuramente è la delicatezza dei corrieri. Contiene 2 blush, 2 terre, vedete, per fare il contouring, e un illuminante che sembra molto carino. Fortunatamente si è sfracellato solo metà dell'illuminante, quindi l'altra metà posso ancora testarlo, ma il colore dei blush e delle terre mi sembra bellissimo. Dovrei uscire e andare un po' per negozi perché è un po' che non ci vado. Ci sono un sacco di uscite super carine, questa qui mi ispira tantissimo ragazzi. Poi mi hanno messo all'interno una palettina che credo proprio oggi una ragazza mi ha consigliato di provare. Ragazzi, fa ridere questa cosa, ma so che in tanti la utilizzate. È l'All Around Concealer Palette di Catrice. Questa qui la proverò perché sapete che sto cercando un correttore compatto che corregga bene le mie occhiaie e che possa sostituire il mio amato correttore di Kryolan, quindi non vedo l'ora di provarla. Poi abbiamo un altro prodotto di Catrice che è Calligraph Ultra Slim Eyeliner Pen, che è praticamente, come si chiama? L'eyeliner in feltro. Non, mi sbaglio sempre, non so se si dice feltro, veltro, velcro, non, mi sbaglio. Comunque, è quello con la punta morbida, tipo fatta di spugnetta. Se non sapete applicare bene l'eyeliner, diciamo quello liquido, io vi consiglio comunque di partire con questa tipologia di eyeliner, ve l'ho sempre detto, perché sono molto più semplici da applicare. Se la punta non dovesse scrivere bene, perché sapete questi qui si asciugano abbastanza in fretta, ricordatevi che dovete tenerli a testa in giù. Se li tenete così è normale, tutto l'eyeliner va verso il fondo, dovete tenerli a testa in giù e magari prima di utilizzarli batteteli leggermente, così il prodotto va direttamente sulla punta e poi lo applicate. Ultimo, ma non per importanza, è questo kit che è Banana Dream Loose Powder Contour Set, che è di W7, ed è questo kit qui che ha una cipria e un pennello, che aprirò subito perché sono super curiosa di vedere come è fatto dentro. Oh mio Dio ragazzi, questo pennello, perché non l'ho comprato prima? Questo pennello è fantastico, cioè sembra fantastico, poi ovviamente devo testarlo, ma cioè, è morbidissimo e anche abbastanza denso.
La cosa che fanno molto spesso i brand, soprattutto quelli che costano poco, è di mettere talmente poche setole sul pennello che il pennello non serve poi a nulla. Questo in realtà, anche per quanto è pesante sul manico, per come è fatto, sembra davvero un bel pennello. Adesso vediamo questa Banana Dreams. Ah, figa! Aspettate, è quella in polvere libera! Che bello! Io adoro le ciprie in polvere libera. Le preferisco a quella compatta perché la cipria compatta la utilizzo soltanto per fare dei ritocchini, così magari a metà giornata, papà. Invece la cipria in polvere libera riesco a metterla con la spugnetta, riesco a metterla con il pennello, riesco a non fare un effetto troppo polveroso e a modularla come voglio, quindi. Allora, vorrei darvi una bellissima notizia. Mi sembra molto, molto simile alla cipria di Coty del colore che utilizzo io. Quindi sono davvero curiosa di provare un sacco di queste cose che ci sono qui dentro. Vorrei ringraziare ancora una volta Belletica per avermi mandato tutte queste cose. Dovete assolutamente andare a vedere il loro sito. Ovviamente, se ci sono stesse cose a prezzi più bassi, conviene, insomma, acquistare su quel sito. Comunque andategli a dare un'occhiata. Spero tanto che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, ricordatevi, come al solito, di spolliciare all'insù o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!